Si è conclusa Giovinazzo con grande successo la 12ª edizione della Notte Bianca della Poesia. Vediamo. C'è entusiasmo tra gli organizzatori della 12ª edizione della Notte Bianca della Poesia, che si è conclusa con grande successo. La kermesse letteraria, partita dall'Auditorium Madonna della Rosa di Molfetta e conclusa nel centro storico di Giovinazzo con ben 5 postazioni all'aperto, ha ospitato 271 poeti provenienti da ogni parte della Puglia, Basilicata, Campania, Liguria e ha incantato il pubblico presente. La manifestazione organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, presieduta da Nicola De Matteo sotto la direzione artistica di Gianni Antonio Palumbo e la collaborazione del poeta Vito Davoli, ha come obiettivo quello di diffondere il patrimonio letterario, artistico, culturale della terra pugliese. Siamo stati accolti in maniera assolutamente straordinaria sia a Molfetta che a Giovinazzo, in tutto 6 location particolari, molto diciamo così aperte, come le chiese antiche, come le corti, come la vedetta sul Mediterraneo, come l'anfiteatro che ci ha comunque abbracciati, dando a noi la possibilità di esprimere tutta la nostra soddisfazione. Ospite d'onore di questa fortunatissima edizione è stato il poeta e scrittore Beppe Costa, che con la sua presenza e le sue poesie ha impreziosito gli incontri culturali insieme alla voce recitante della danzatrice Elisa Barucchieri. Molti pensano che nelle città grandi come Milano si fanno i soldi, nel senso si fa la cultura dei soldi, ma nelle piccole realtà, la Sardegna, la Puglia, la Sicilia, la cultura è qualcosa di diffuso, come il pane, cioè non se ne può fare a meno. E quindi ci sono migliaia di iniziative, non c'è c'è anche il grande spettacolo, però tutte queste iniziative sono le uniche possibilità che abbiamo affinché duri nel tempo, affinché si tramanda, perché ci sarà sempre un bambino che inizierà a scrivere poesia. È una manifestazione meravigliosa, emozionante, profonda e vivace, perciò è proprio bello, bello, e io ogni volta contribuisco veramente con piacere in qualsiasi maniera possibile, perciò con la danza, quindi la poesia del corpo, oppure, ove possibile, con il grande onore della voce e di leggere. Quest'anno poi Beppe Costa è veramente speciale.